per me sono, non lo so, animali che danno pace, tranquillità, anche festosi, anche, non so, mi ci sono innamorata. L'associazione Alpaca Onlus ad Ugnano in provincia di Firenze è la prima in Italia ad avere un progetto lavorativo che coinvolge i ragazzi con disabilità intellettiva e gli alpaca, animali docili che ancora più in questo periodo hanno distratto i ragazzi dalla solitudine causata dalla pandemia. Qui i ragazzi lavorano, nel senso che si occupano della gestione degli animali. La mattina arrivano, gli danno il fieno, puliscono le stalle, cambiano l'acqua. C'è un feeling particolare con questi ragazzi e questi ragazzi si sentono indispensabili, utili. Animali sensibili, gli alpaca, e socievoli. C'è un'atmosfera magica quando si arriva la mattina, perché questi animali danno un senso di calma incredibile, non sono violenti, non scappano, non fanno nessun verso, per esempio, che potrebbe dar noia a questi ragazzi speciali. Lavorando all'aria aperta, il centro è stato chiuso solo per un paio di mesi, una valvola di sfogo quando durante il lockdown tutte le altre attività per i ragazzi erano state sospese. Come sappiamo tutti, palestre, piscine, bowling, tutto quello che facevano prima non è stato possibile, però qui potevano ritrovarsi insieme, mangiavano insieme, e quindi ha servito moltissimo a loro e alle famiglie.